Iscriviti ai canali Blue Voice Live e Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Apprezzi i contenuti e vuoi sostenermi? Puoi farlo con un piccolo gesto. Abbonati e potrai vedere i video senza pubblicità. Cornelio Agrippa di Nettesheim non è certamente il più importante fra i maghi del Rinascimento. Né il suo De Occulta Philosophia costituisce di fatto un manuale di magia come è stato qualche volta definito. Esso non fornisce esaurienti descrizioni di procedimenti tecnici, né è una profonda opera filosofica come lascerebbe supporre il titolo. E Cardano, un mago davvero competente, la disprezzò come del tutto trascurabile. Ciò nonostante, il De Occulta Philosophia ha fornito per la prima volta una utile, e per quanto lo consente l'astrusità della materia trattata, chiara rassegna dell'intero campo della magia rinascimentale. Agrippa aveva terminato il suo lavoro fin dal 1510, ma lo pubblicò soltanto nel 1533. Vale a dire alcuni anni dopo la pubblicazione del De Vanitate Scientiarum del 1530, in cui egli aveva proclamato la vanità di tutte le scienze, ivi comprese quelle occulte. Poiché l'interesse principale di Agrippa fu, sino alla fine dei suoi giorni, indubbiamente rivolto alle scienze occulte, la pubblicazione del libro sulla vanità di tali scienze, prima dell'uscita della sua rassegna di queste ultime, contenuta nel De Occulta Philosophia, può essere considerata verosimilmente una scappatoia del tipo frequentemente impiegato da maghi e astrologi per i quali era utile, in caso di condanna teologica, essere in grado di chiamare in causa affermazioni da loro stessi fatte contro i temi condannati. Con il che, tuttavia, essi intendevano di solito dichiararsi contrari agli usi perversi di tale conoscenza e non a quelli buoni da essi praticati. L'universo va diviso, dice Agrippa, nei primi due capitoli del primo libro, in tre mondi: quello elementare, quello celeste e quello intellettuale. Ciascuno di essi riceve influssi dal mondo che gli è direttamente superiore, cosicché la virtù del creatore discende attraverso gli angeli nel mondo intellettuale, alle stelle del mondo celeste e di qui agli elementi e a tutte le cose che ne sono composte nel mondo elementare: animali, piante, metalli, pietre e così via. I maghi sono del parere che sia possibile ripercorrere all'inverso questo stesso processo e attirare le virtù del mondo superiore su di noi manipolando quelle inferiori. Essi tentano di scoprire le virtù del mondo elementare attraverso la medicina e la filosofia naturale, le virtù del mondo celeste per mezzo dell'astrologia e della matematica. Quanto poi al mondo intellettuale, essi studiano le cerimonie sacre delle varie religioni. L'opera di Agrippa è suddivisa in tre libri. Il primo dedicato alla magia naturale o magia del mondo elementare, il secondo alla magia celeste, il terzo infine alla magia cerimoniale. Queste tre divisioni corrispondono alla ripartizione della filosofia in fisica, matematica e teologia. La magia soltanto le comprende tutte e tre. Eminenti maghi del passato sono stati Mercurio Trismegisto, Zoroastro, Orfeo, Pitagora, Porfirio, Giamblico, Plotino, Proclo e Platone. Libro primo o della magia naturale. Dopo alcuni capitoli sulla teoria dei quattro elementi,
Agrippa viene a trattare delle virtù occulte delle cose e di come esse siano infuse dalle idee attraverso l'anima del mondo e i raggi delle stelle. Tutto ciò si basa sul primo capitolo del De Vita Celitus Comparanda di Ficino, da cui Agrippa cita letteralmente. Egli ha capito che Ficino parla qui delle immagini delle stelle come del mezzo attraverso il quale discendono le idee. Perciò tutte le virtù delle cose inferiori dipendono dalle stelle e dalle loro immagini, e ciascuna specie ha un'immagine celeste che le corrisponde. In un capitolo successivo su lo spirito del mondo come legame tra le virtù occulte, Agrippa cita di nuovo Ficino e ne riprende la teoria dello spiritus. Seguono poi capitoli sulle piante, gli animali, le pietre, eccetera, appartenenti ad ogni singolo pianeta e ai segni dello zodiaco, e sul modo in cui il carattere della stella è impresso nell'oggetto di sua pertinenza. Per esempio, sezionando l'osso di un animale solare o la radice e il tronco di una pianta solare, vi si troverà impresso il carattere del sole. Di seguito troviamo istruzioni sul modo di eseguire magia naturale tramite manipolazioni delle simpatie naturali delle cose e quindi mediante accostamenti ed usi corretti delle cose inferiori per attirare i poteri di quelle superiori. In tutto ciò, Agrippa non ha fatto altro che riprendere i temi della magia naturale ficiniana vista nella sua applicazione nell'ambito del mondo elementare, cioè attraverso occulte virtù stellari riposte negli oggetti naturali. Ma come ha posto in evidenza Walker, Agrippa non segue Ficino nella misura in cui non si preoccupa, come lui, di evitare l'aspetto demoniaco di questa magia, limitandosi cioè ad attirare gli influssi stellari e trascurando quelle forze spirituali al di là delle stelle. Ricorrendo a questi ultimi, dice infatti Agrippa, otterremo non solo benefici celesti e vitali, cioè benefici derivanti dal mondo intermedio o celeste, ma anche doni intellettuali e divini, cioè benefici derivanti dal mondo intellettuale. Mercurio Trismegisto scrive che un demone anima immediatamente una figura o una statua adeguatamente composta di certe cose adatte appunto a quel demone particolare. Anche Agostino fa menzione di ciò nell'ottavo libro del De Civitate Dei. Però Agrippa non aggiunge che Agostino fa menzione di ciò con un accento di energica disapprovazione. Tale, infatti, è la concordanza del mondo che le cose celesti attraggono quelle sovracelesti e che le cose naturali quelle sovrannaturali, grazie alla virtù che circola in tutte le cose e alla partecipazione ad essa di tutte le specie. Grazie a ciò, i sacerdoti antichi erano riusciti a costruire statue ed immagini in grado di predire il futuro. Agrippa mira a praticare la radicale magia demonica della Asclepius, spingendosi ben più oltre della moderata magia neoplatonica di Ficino da lui descritta nei primi capitoli. Egli è al corrente dell'esistenza di una specie diabolica di magia praticata da maghi gnostici e probabilmente dai templari, ma aggiunge che a nessuno sfugge come uno spirito puro, mediante preghiere mistiche e pie mortificazioni, possa attrarre gli angeli del cielo. E che perciò non è lecito dubitare che determinate sostanze terrestri usate in modo appropriato
possano attrarre le divinità. Seguono capitoli sugli incantesimi, i veleni, i suffumigi, profumi in rapporto simpatico coi pianeti e modalità per la loro fabbricazione, gli unguenti e i filtri, gli anelli e un interessante capitolo sulla luce. La luce discende dal Padre al Figlio e allo Spirito Santo e da qui agli angeli, ai corpi celesti, al fuoco, all'uomo illuminato dalla ragione e dalla conoscenza delle cose divine, infine alla fantasia, trasmettendosi poi ai corpi luminosi sotto forma di colore. Segue la lista dei colori dei pianeti. Quindi Agrippa ci fornisce indicazioni sui gesti riferiti ai singoli pianeti, sulle divinazioni, la geomanzia, l'idromanzia, l'aeromanzia, piromanzia, il furor e il potere dell'umore melanconico. Troviamo quindi un paragrafo sulla psicologia, seguito da una discussione delle passioni, della loro capacità di trasformare il corpo e del modo in cui, coltivando le passioni o le emozioni appartenenti ad una stella, per esempio l'amore connesso a Venere, sia possibile attirare l'influsso di quella determinata stella e di come tali operazioni richiedano al mago una grande forza emotiva. I poteri delle parole e dei nomi vengono discussi in capitoli successivi. La virtù dei nomi propri, come mettere insieme un incantesimo usando tutti i nomi, e le virtù di una stella o di una divinità. L'ultimo capitolo concerne la relazione delle lettere dell'alfabeto ebraico con i segni dello zodiaco, i pianeti e gli elementi che conferiscono a questa lingua forti poteri magici. Anche altri alfabeti posseggono questi significati, ma in misura meno intensa di quello ebraico. Libro secondo o della magia celeste. La matematica è estremamente necessaria alla magia, poiché tutto ciò che viene prodotto mediante virtù naturali è regolato da numero, peso e misura. Attraverso la matematica si è in grado di eseguire, senza il concorso di alcuna virtù naturale, operazioni che sembrano naturali, e di dar forma a statue e figure capaci di muoversi e di parlare. Quindi la magia matematica è in grado di creare le statue viventi riempiendole degli stessi poteri di quelle costruite tramite occulte virtù naturali, secondo la descrizione della Asclepius che Agrippa cita nei brani su tali statue. Se un mago segue la filosofia naturale e la matematica e conosce inoltre le scienze intermedie che da esse traggono origine, aritmetica, musica, geometria, ottica, astronomia, meccanica, egli può compiere cose meravigliose. Osserviamo ai giorni nostri i resti di costruzioni antiche, colonne, piramidi, enormi argini artificiali. Tutte queste cose furono prodotte grazie alla magia matematica. Come si acquista virtù naturale dalle cose naturali, così da quelle astratte, cioè matematiche e celesti, si consegue virtù celeste e si diventa capaci di costruire immagini che predicono il futuro, come una testa di ottone plasmata al sorgere di Saturno. Pitagora diceva che i numeri hanno più realtà delle cose naturali, donde la superiorità della magia matematica rispetto a quella naturale.
seguono capitoli sulle virtù dei numeri e di determinati raggruppamenti numerici, a partire dall'uno, che è il principio e la fine di tutte le cose e appartiene al Supremo Dio. Il Sole è unico, l'umanità è scaturita da un Adamo ed è stata redenta in un Cristo. Vengono poi capitoli sui numeri dal 2 al 12, con i loro rispettivi significati e raggruppamenti particolari, come il 3 per la Trinità, 3 virtù teologiche, 3 grazie, 3 decani in ciascun segno, 3 poteri dell'anima, la triade numero, misura, peso. Le lettere dell'alfabeto ebraico hanno valori numerici dotati di estrema efficacia ai fini della magia basata sui numeri. Quindi segue una esposizione sui quadrati magici, vale a dire sui numeri disposti in quadrato, numeri veri e propri o loro equivalenti in lettere dell'alfabeto ebraico, che sono in accordo con numeri planetari ed hanno il potere di attirare l'influsso del pianeta a cui sono rispettivamente collegati. Troviamo poi una parte dedicata all'armonia e al suo rapporto con le stelle, sull'armonia nell'anima dell'uomo e sugli effetti della musica, opportunatamente composta in accordo con l'armonia universale, nell'armonizzare l'anima. Dopo la lunga discussione sul numero nella magia celeste, ne troviamo una ancora più estesa sulle immagini, accompagnata da lunghi elenchi di immagini relative sia ai pianeti che ai segni. Né Agrippa esita a riprodurre perfino le immagini dei 36 demoni decani. All'inizio egli spiega i principi generali che debbono presiedere alla costruzione di talismani recanti immagini celesti. Non occorre rientrare ancora una volta in argomento e perciò ci limiteremo a citare pochi esempi dai suoi elenchi di immagini. Un'immagine di Saturno è un uomo con la testa di cervo, i piedi di cammello su un trono o un drago, con una falce nella mano destra e un dardo nella sinistra. Un'immagine del sole raffigura un re incoronato su un trono, un corvo sul petto, un globo sotto i piedi, vestito di giallo. In un'immagine di Venere è rappresentata una fanciulla con i capelli sciolti, vestita di bianco, che tiene nella destra un ramoscello di alloro o una mela o un mazzolino di fiori, e nella sinistra un pettine. L'immagine di Saturno, correttamente impressa su un talismano, serve a prolungare la vita. Quella del Sole garantisce il successo in tutte le imprese ed è utile contro le febbri. Quella di Venere conferisce forza e bellezza. Le immagini dei 36 decani dello zodiaco cominciano con il terrificante primo decano dell'Ariete, un uomo nero, eretto e vestito di bianco, enorme e possente, con gli occhi rossi e dall'aria corrucciata. Agrippa descrive anche le immagini per le varie posizioni della luna e per le stelle fisse non appartenenti allo zodiaco. Il suo, quindi, è un intero repertorio di immagini per talismani da impiegare nella magia celeste. Inoltre offre ragguagli sul modo di costruire le immagini, sulla necessità di non raffigurare alcuna immagine celeste, ma di rappresentare la volontà e l'intenzione dell'operatore. Per esempio, per procurare amore, si può ricorrere all'immagine di persone che si abbracciano. Ciò apre ampie prospettive e possibilità di invenzioni originali nel campo delle immagini talismaniche.
questo mostra chiaramente quale distanza separi ormai Agrippa dal timoroso e pio Ficino che aspirava solo ad operazioni di magia naturale nell'ambito del mondo elementare, servendosi semmai al massimo di un tocco di magia celeste di qualche talismano planetario usato naturalmente. Il mago di Agrippa, invece, mira a risalire per tutti e tre i mondi, quello elementare, quello celeste, quello intellettuale o angelico o demonico, e a spingersi perfino più oltre, fino allo stesso creatore, della cui divina potenza creatrice finirà per impossessarsi. La porta verso il proibito, che Ficino aveva semplicemente socchiuso, ora viene tutta spalancata da Agrippa. I suoi incantesimi mirano altresì a risultati che vanno al di là anche del canto orfico ficiniano. Agrippa tratta della magia orfica e di come le divinità da lui nominate nei suoi inni non siano demoni diabolici, ma virtù divine e naturali istituite da Dio per utilità degli uomini ed evocate mediante questi inni. Agrippa fornisce elenchi di nomi, attributi e poteri planetari da usare nelle invocazioni ai singoli pianeti. Soprattutto il Sole deve essere invocato da chiunque desideri compiere opere mirabili in questo mondo inferiore. L'ambizioso mago deve attirare l'influenza del sole in ogni modo possibile, pregandolo non solo a parole, ma anche con appropriati atteggiamenti religiosi. Si tratta, in un certo senso, del culto solare di Ficino e degli incantesimi solari orfici, ma usati ora, allo scopo di conseguire poteri adatti a compiere opere meravigliose. La filosofia magica contenuta in questo libro è importante. Una parte di essa ripete le tradizionali concezioni sull'anima del mondo, con la solita citazione virgiliana «Mens agitat molem», che significa «lo spirito vivifica la materia». Ma Agrippa utilizza in più materiale tratto dal Corpus Hermeticum, che viene da lui continuamente citato, ovviamente sotto forma di opinioni o detti di Ermete e Trismegisto. In riferimento all'anima del mondo, egli cita dal De Comuni di Mercurio, uno dei trattati ermetici da noi analizzati nel capitolo precedente, con la sua gnosi ottimistica della divinità del mondo e la sua animazione esemplificata dal continuo movimento della Terra nel processo di crescita e diminuzione delle cose, movimento che dimostra come la Terra sia un essere vivente. Perciò Agrippa usava non solo la magia della Asclepius, ma anche altri trattati del Corpus Hermeticum, la cui filosofia egli venne incorporando nella sua concezione magica. La sua efficace descrizione dell'ascesa di una figura di mago onnipotente attraverso i tre mondi fa venire alla mente l'ascesa e la discesa dell'uomo mago descritte nel Pimander. Libro terzo, della magia cerimoniale o religiosa. In questo libro Agrippa spicca un volo ancora più alto, poiché è sua intenzione trattare di quella parte della magia che ci insegna a ricercare e conoscere le leggi delle religioni e come, seguendo i cerimoniali religiosi, si possa predisporre il nostro spirito e il nostro pensiero alla conoscenza della verità. È opinione di tutti i maghi che, se lo spirito e il pensiero non sono adeguatamente preparati, anche il corpo ne soffrirà. E secondo Ermete Trismegisto, non è dato possedere fermezza di spirito senza purezza di vita, pietà e pratica della religione divina, poiché la santità della religione purifica il pensiero e lo rende divino.
al lettore viene mossa preghiera di mantenere il più stretto silenzio sui misteri del libro, in quanto, dice Ermete, è offensivo per la religione propagare alla moltitudine un discorso così pieno di maestà divina. E questo è un motivo ripreso dalla parte iniziale dell'Asclepius. Anche Platone, Pitagora, Porfirio, Orfeo e i cabalisti mantengono il segreto sulle materie religiose e Cristo stesso celò il vero ricorrendo a parabole. Inoltre c'è un altro requisito indispensabile e segretissimo di cui deve disporre il mago e che è la chiave per tutte le sue operazioni, vale a dire la dignificazione dell'uomo per questi suoi alti poteri e virtù. È attraverso l'intelletto, la più elevata facoltà dell'anima, che vengono compiute opere miracolose ed è con una condotta di vita ascetica, pura e religiosa che occorre conseguire la dignificazione necessaria al mago religioso. Alcune cerimonie, come quella dell'imposizione delle mani, conferiscono questa dignità. Chiunque presuma di poter compiere operazioni magiche senza avere l'autorità del rango, il merito della santità e della dottrina o la dignità della natura e dell'educazione non otterrà alcun risultato. Agrippa evidentemente sta forzando la magia di tipo ficiniano oltre le intenzioni del suo stesso creatore e si avvicina a quella di tipo pichiano. Le misteriose allusioni ai segreti ermetici e cabalistici, la dignificazione che il mago consegue a questo livello, riflettono sensibilmente il tono dell'orazione picchiana sulla dignità dell'uomo. Ma Agrippa si spinge ancora più in là di Pico, poiché è evidente che la magia del terzo mondo, quello intellettuale di cui egli ora discute, di fatto è una magia sacerdotale, religiosa, implicante il compimento di veri e propri miracoli. Quindi egli passa a delineare una religione magico-divina vera e propria, basata sulla fede, distinguendola da una religione superstiziosa basata sulla credulità. Questi due tipi di religione sono fra loro collegati strettamente, benché il secondo sia di gran lunga inferiore al primo. Si possono compiere miracoli anche col secondo tipo di religione, oltre che naturalmente con il primo, a patto però che la credulità del secondo tipo di religione sia sufficientemente forte. Infatti le opere, siano esse prodotte da magia divina o semplicemente credula, richiedono soprattutto fede. Egli si preoccupa quindi di mettere accuratamente in evidenza come le religioni degli antichi magi, caldei, egiziani, assiri, persiani, fossero false rispetto alla religione cattolica. E ammonisce che tutto ciò che egli dice sul loro conto è desunto da libri e non deve essere perciò preso troppo sul serio. Aggiunge tuttavia che c'era molto di buono anche in quelle religioni e che chiunque sia in grado di discernere il vero dal falso può imparare molto da esse. Le tre guide in fatto di religione sono amore, speranza e fede. Benché per il cabalista il numero sacro sia il 4. Con l'ausilio di queste guide siamo talvolta capaci di dominare la natura, di comandare agli elementi, di scatenare venti, di curare gli ammalati, di resuscitare i morti. Opere di questo tipo possono essere compiute per mezzo esclusivo della religione, senza bisogno di fare ricorso a forze naturali e celesti. Ma chiunque operi per il tramite della religione soltanto non può vivere a lungo e viene assorbito dalla divinità.
Il mago deve conoscere il vero Dio, ma anche le divinità secondarie e il modo di attirarsene nella benevolenza con culti appropriati, in particolare Giove, descritto da Orfeo come l'universo. Gli inni di Orfeo e le dottrine degli antichi magi non sono diversi dagli arcani cabalistici e dalla tradizione ortodossa. Quelli che Orfeo considera dei, Dionigi, cioè lo pseudo Dionigi, li chiama potestà e i cabalisti li chiama Sefirot o numerationes. Nella Kabbalah, l'Ensof è la stessa cosa che la Nox di Orfeo. Si tratta di una citazione diretta di una delle conclusioni pichiane. Le Sefirot, o 10 numerazioni, hanno nomi che agiscono su tutte le creature, dalla più alta alla più bassa, dapprima sui 9 ordini angelici. Poi sulle 9 sfere celesti, infine sugli uomini e il mondo terrestre. Agrippa dà quindi una lista dei 10 nomi divini ebraici, dei nomi delle Sefirot e dei loro significati, con gli ordini angelici e le sfere a cui sono collegati rispettivamente. Quindi troviamo altri particolari sui nomi divini ebraici, una combinazione magica di abracadabra e raffigurazioni di talismani recanti incisi nomi in ebraico. L'influsso di virtù promanante dai nomi divini si diffonde con la mediazione degli angeli. Dopo la venuta di Cristo, il nome Gesù ha compreso in sé tutti i poteri e perciò i cabalisti non possono operare con altri nomi. Ci sono tre ordini di intelligenze o demoni: quelli sovracelesti, i quali hanno rapporti solo con la divinità, quelli celesti, cioè i demoni appartenenti ai segni, ai decani, ai pianeti e ad altre stelle, tutti dotati di nomi e caratteri, i primi usati negli incantesimi, i secondi incisi, infine quelli appartenenti al mondo inferiore, come i demoni del fuoco, dell'aria, della terra e dell'acqua. Gli angeli, secondo i teologi, seguono gli stessi tre raggruppamenti: serafini, cherubini e troni per il mondo sovraceleste, dominazioni, virtù e potestà per il mondo celeste, principati, arcangeli ed angeli per il mondo terrestre. Gli ordini angelici ebraici corrispondono a questi. Poi seguono i nomi degli ordini ebraici e degli angeli ebraici corrispondenti alle sfere. I dottori ebraici ricavano molti altri nomi di angeli dalle scritture, come ad esempio quelli dei 72 angeli recanti il nome di Dio. Non occorre continuare in questo tipo di citazioni. Si tratta palesemente di motivi cabalistici che Agrippa deriva in parte da Roschlin e da Tritemio, ma che si fondano in ultima analisi su Pico della Mirandola. Il pensiero di Agrippa si svolge secondo le linee da noi già studiate: la cabala pratica o magia cabalistica, che mette l'operatore in contatto con angeli o Sefirot o con il potere dei nomi divini. Lo mette in contatto altresì con le gerarchie angeliche pseudo-dionisiane, configurandosi in tal modo come una magia cristiana organicamente connessa con la magia celeste o elementare sul piano della continuità che collega fra di loro i tre mondi. In Agrippa questa magia è esplicitamente connessa a pratiche religiose. Nei capitoli finali della sua opera, egli si indugia a lungo sulle cerimonie e sui riti religiosi, sui solenni rituali a base di musica, candele, lampade, campane, altari,
In un capitolo sulle statue magiche, gli esempi riportati sono per la maggior parte antichi, ma è evidente il richiamo ad immagini miracolose custodite nelle chiese. Come egli afferma nella conclusione, non tutto è stato detto. L'opera è congegnata in modo da consentire a chi ne sia degno di raggiungere da solo ciò che vi manca o da impedire a chi non ne sia degno di conoscere più del dovuto. In ogni caso, il lettore pio si sentirà penetrato dalla magica disciplina e comincerà ad avvertire probabilmente in sé poteri già posseduti un tempo da Ermete, Zoroastro, Apollonio e da altri autori di opere mirabili. Il tema del De Occulta Filosofia è, come del resto in Pico, essenzialmente magico-cabalistico. La magia ficiniana si è qui sviluppata in una magia demonica di maggiore efficacia, salvaguardata tuttavia, come è sperabile, dalla coincidenza fra ordini demonici ed ordini angelici. La cabala pichiana appare a sua volta sviluppata in una potente magia religiosa che si colloca in organica continuità con la magia celeste ed elementare. Si connette alle gerarchie angeliche e mira ad informare di magia i riti, le immagini e il cerimoniale religiosi, lasciando intendere che i sacerdoti diverranno capaci di operare miracoli grazie ad essa. Agrippa porta al limite estremo, o forse soltanto alla loro logica conclusione, le questioni che furono all'ordine del giorno nella controversia pichiana. La contestazione di Garcia che non vi fosse alcuna connessione fra magia, cabala e cristianesimo andò in fumo quando il sacro toro egiziano, Papa Alessandro VI, dette la sua benedizione a Pico. La magia ficiniana, così raffinata, artistica, personale e psichiatrica, alla pari di quella cabalistica, profondamente pia e contemplativa, di Pico, è del tutto priva delle terribili implicazioni operative della magia di Agrippa. Ma l'una e l'altra, tuttavia, costituirono il fondamento di questo edificio che è il diretto risultato della prisca teologia, vista sempre come una prisca magia, in particolare dell'alleanza tra il Mosè egiziano e il Mosè della Cabala. Nella loro forma ed impostazione, oltre che nell'accento da essi posto sui risultati pratici conseguibili attraverso le varie specie di magia, i primi due libri del De Occulta Filosofia riecheggiano il Picatrix. Quando ci si trova di fronte alla magia, o come avviene nel terzo libro, alla cabala presentata sotto forma di un ricettario tecnico, è difficile sottrarsi all'impressione che la magia, collocata da Ficino e da Pico in un elevato contesto di filosofia neoplatonica o di misticismo ebraico, si orienti di nuovo verso forme di antica necromanzia o esorcismo. È significativo che un corrispondente scriva ad Agrippa chiedendogli di venire istruito sui misteri, non della magia e della cabala, ma del Picatrix e della cabala. La questione però non sta in termini così semplici, poiché gli elementi necromantici ed esorcistici della magia di Agrippa non sono di tipo medioevale, né riflettono un'attività clandestina come quella del perseguitato mago medioevale. Essi sono rivestiti delle nobili forme della magia rinascimentale e associati alla dignità di un mago rinascimentale. La neoplatonizzazione ficiniana dei talismani è citata. I molti richiami alla filosofia del corpus hermeticum collocano la magia della Asclepius nel contesto della filosofia e del misticismo ermetici, giusta l'interpretazione ficiniana. Soprattutto i vantaggi offerti dalla cabala pratica, nel senso di porre l'operatore in diretto contatto con il mondo angelico o intellettuale, assumono chiaramente l'aspetto di una magia sacerdotale,
e la più alta dignità del mago è fatta consistere nella sua funzione di sacerdote, deputato a riti religiosi e al compimento di miracoli religiosi. La capacità di sposare la terra al cielo per mezzo di magia, di evocare gli angeli tramite la cabala, implica la sua apoteosi come mago religioso. I suoi poteri magici nei mondi inferiori sono organicamente connessi con i suoi più elevati poteri religiosi nel mondo intellettuale. In breve, ci troviamo qui di fronte, conclusivamente, ad una società di fatto assai vicina a quella ideale di tipo egiziano o pseudo-egiziano configurata nell'Asclepius ermetico, ad una teocrazia retta da sacerdoti partecipi dei segreti di una religione magica, grazie ai quali riescono a tenere unita l'intera società, benché essi siano personalmente consapevoli del significato riposto di quei riti magici, espressione, al di là delle statue magicamente attive, di una vera e propria religione della mente, del culto dell'uno al di là del tutto. Un culto sentito dall'iniziato in tutta la sua forza di elevazione, al di là delle strane forme dei suoi dei mossi grazie a manipolazioni elementari e celesti, fino al mondo intellettuale o alle idee contenute nella mens divina. Il problema della magia rinascimentale, in rapporto ai problemi religiosi del XVI secolo, è assai complesso e non può certo essere qui affrontato, o sulla base del collegamento tra magia e cerimonie religiose operato da un mago irresponsabile come Cornelio Agrippa. Uno studio approfondito di questo problema richiederebbe lunghe ricerche, a partire dalla controversia picchiana fino a conseguenze difficilmente prevedibili. Ciò nonostante, si presentano spontanee alcune domande. La furia iconoclastica dei riformatori non può essere stata in qualche misura accresciuta dalla penetrazione, non molto lontana nel tempo, di ulteriori elementi magici nella religione? Il Medioevo aveva in complesso fedelmente seguito Agostino nel condannare l'idolatria dell'Asclepius. Furono Lattanzio, Ficino e Pico, quest'ultimo appoggiato dall'autorevole approvazione di Papa Alessandro VI, ad introdurre Ermete Trismegisto in seno alla Chiesa, facendo sì che la linea di divisione fra magia e religione non fosse più così facilmente tracciabile come nel Medioevo e nascessero in tal modo questioni del tipo: qual è la base della magia ecclesiastica? Oppure si debbono accettare la magia e la cabala come ausili alla religione o bisogna respingerle? Quest'ultima domanda poteva essere posta anche in quest'altra forma. Un potenziamento della magia può contribuire ad una riforma religiosa? A ciò si sarebbe potuto rispondere in una forma risolutamente negativa, come la seguente: facciamo piazza pulita di tutta la magia e spezziamo le immagini. Però la questione non è posta in questi termini nell'opera di Cornelio Agrippa, di così larga influenza. Secondo Agrippa ci sono due specie di magia religiosa. Una buona, che porta all'acquisizione dei più elevati poteri e conoscenze religiose, e l'altra cattiva e superstiziosa, per così dire una brutta copia della precedente. Fu così che Giordano Bruno, come mago religioso, impostò il problema e attinse molto, meglio sarebbe dire la maggior parte, del suo materiale da Cornelio Agrippa per giungere ad una soluzione.